La misericordia è, nel senso che esiste, non è qualcosa di astratto, non è un'idea, è una proposta concreta, è un agire. È questo quello che ci consegna in modo principale il Giubileo appena concluso. La misericordia è, esiste, è un invito concreto a tutti i cristiani a riscoprire il proprio DNA. La misericordia è, ma si fa anche. Ripensiamo a quanto ci insegna la parabola del buon samaritano, soprattutto verso la conclusione. C'è un'azione, c'è un rimando a un agire concreto. E dal Giubileo abbiamo riscoperto le 14 opere di misericordia corporale e spirituale. Ci sono delle immagini che sono rimaste impresse e che rimandano alla misericordia. Forse una su tutte, la più suggestiva, è quella della porta aperta. Il Giubileo infatti rimanda sempre a una porta aperta. Riflettendo sulla porta, possiamo immaginare diversi significati. Una porta aperta, ad esempio, significa accoglienza, una porta chiusa significa rifiuto, una porta sbattuta significa offesa, una porta aperta delicatamente è segno d'amore. In ambito religioso una porta aperta è sempre un rimando a qualcosa d'altro, a qualcosa di superiore, a un'immersione totale nel silenzio. La misericordia si fa, bisogna tenerne sempre conto. La misericordia è una porta aperta che ci immerge nel perdono, però la misericordia va sempre vissuta e va sempre fatta, perciò la misericordia si fa. La misericordia, già nel suo termine, evoca una vibrazione. E immaginiamo alle corde di una chitarra che si muovono, che vibrano. La misericordia è una vibrazione totale del nostro cuore. E quando il cuore è collegato alla mente, c'è sempre un rimando all'azione. Ecco, la misericordia è, esiste, ma la misericordia soprattutto si fa.